Tutto pronto per il segnale dell'edizione numero 106 del Criterium Labronico. Sono partiti. Lungo la corda, sognando la cometa, lascia strada al compagno Lux Fulgenti. A largo si presenta ovviamente il compagno di Laguna Drive, Wild Beer. I due scandiscono immediatamente ritmo sollecito alla gara con i due runner up, sognando la cometa e Laguna Drive, che si pongono in terza e quarta posizione, quindi Windfinder, Green Harbor e Lady Penco. Andatura come nelle previsioni molto sostenuta, quella imposta in avanti dai due bilancini di scuderia, ovvero Lux Fulgenti e Wild Beer. Ad intervallo lavora sognando la cometa nei confronti di Laguna Drive, all'interno prova a risalire Windfinder nei confronti di Green Harbor e Lady Penco. Continua il compito in avanti dei due battistrada quando siamo all'ingresso della piegata conclusiva, con Wild Beer che insiste su Lux Fulgenti, che ha alzato bandiera bianca. Problemi di traffico per sognando la cometa, e allora ne approfitta Laguna Drive, che può cogliere in anticipo l'avversario ed allungare poco prima dell'addirittura di arrivo. Laguna Drive si presenta in vantaggio in addirittura a 200 metri dal traguardo, prova a proporsi sognando la cometa, largo, avanza forte anche Windfinder, i tre sono in linea, poi lo scatto perentorio di Windfinder che sta passando in nettissimo vantaggio nel finale. Windfinder verso l'edizione numero 106 del Criterium, al secondo sognando la cometa, al terzo probabilmente Lady Penco. E allora andiamo a rivedere con l'esultanza del labronico Nicola Pinna in sella al numero 8 di Windfinder le battute salienti di questa edizione numero 106 del Criterium Labronico. Si è aggiustato in posizione di retroguardia, ha atteso la bagarre iniziale, poi nel finale ha staccato con in maniera davvero devastante, con uno scatto perentorio negli ultimi 200 metri, l'allievo di Maurizio Guarnieri, che rappresenta Cristiano Claguna, meritato primo piano. Ha vinto in maniera davvero molto netta, battendo sognando la cometa, e per il terzo il numero 8 di Lady Penco dovrebbe aver battuto Laguna Drive. Vediamo se sui monitor dell'ippodromo abbiamo la possibilità di vedere nuovamente il replay, lo slow motion di questa gara con il meritato primo piano di Windfinder.